Poi Emanuele, una bellissima manifestazione, un festival del vivere bene. Sì, questo è un festival proprio dal nome, diciamo, Abbiocura, diciamo, si propone, insomma, di mettere insieme la musica, la cultura, l'arte, il teatro, insieme al benessere, alle pratiche, ai trattamenti shiatsu in particolare, massaggi con oli, massaggi col cranio sacrale, e poi ci sono degli angoli ricreativi come gli stand fantastici dell'associazione Mente Collettiva e anche un juice bar dove è possibile prendere, insomma, dei prodotti naturali, degli estratti di frutta fresca e anche una bio caffetteria. Tutto questo insieme in una villa meravigliosa che è Villa Mercede. Diciamo, appunto, la qualità come parola d'ordine: stand di qualità, cibo di qualità, musica di qualità, artisti di qualità. Beh sì, ci saranno delle bellissime cose, ci sono stati già nella scorsa settimana i Fan Callisto, ci sarà nei prossimi giorni Flavio Giurato, per esempio, un concerto che attendiamo molto, poi la prossima settimana anche sarà presentato il film di Sabina Guzzanti, La Trattativa, con Sabina che sarà qui per presentare questa cosa. Poi ci sarà l'11 Enzo Avitabile e poi finiamo con i 3 giorni dedicati al nostro quartiere a San Lorenzo, quindi 17, 18 e 19, e ci saranno tantissimi ospiti a sorpresa. Questa sera si parlerà, Diego, al termine di un anno pieno di soddisfazioni per te, del tuo primo film, primo lungometraggio. Sì, faccio modo, tengo io? Bello questo. Sì, finita l'annata televisiva da una settimana esatta, perché è finita venerdì, e stasera qui hanno organizzato la proiezione del film che è uscito, quando è uscito? Un anno fa, a settembre, no? Sì, 5 settembre è uscito, e quindi è una delle prime occasioni di proiezione estiva del film all'aperto, gratuitamente, e quindi il cinema all'aperto è sempre ad avere il tempo, la voglia e la tenacia di andarci, è una cosa bella, quindi fa piacere che ci sia il film mio. Siamo a San Lorenzo, nel cuore della tua Roma, insomma, anche il film stesso parte da una tua passeggiata con il tuo sguardo all'interno di un mercato rionale per parlare di quanto, appunto, la politica si sia allontanata dalla gente. Dice bene la sinossi che si trova in giro su internet? Più o meno è quello. L'unica cosa così da sottolineare è che è il mercato che sta proprio sotto casa mia, il mercato di Via Orvieto, quelle sono le vie dove abito da quando sono nato, e i protagonisti, anche gli ambienti protagonisti di questa storia, sono ambienti che ho frequentato in varie fasi della mia vita. Il mercato sta sotto casa, quindi ci passo tutti i giorni. E la sezione del PD, che è chiamata a un certo punto della sinossi, così completo la sinossi, a fronteggiare i problemi del territorio, è una sezione dove in giovanissima età ho militato quando era PC e FGC. E ne conosco più o meno le dinamiche di una sezione come può essere adesso una sezione del PD, anche se non frequento più nulla di tutto ciò da molto tempo, e quindi mi piaceva rendere con una storia territoriale le difficoltà della politica, poi della politica di tutti i giorni, non quella dei ministri o dei segretari di partito, ma quella dei militanti di partito, al di là del fatto che siano poi del PD, il PD è solo un pretesto, che un'esperienza, non quella del PD, direi più quella del PC, PDS, che ho conosciuto meglio da giovane, ma sono storie che possono essere simili anche per altri. La tua forza, appunto, è quella di... Certo. La salute. La tua forza è quella di stare per strada, insomma, di essere riconosciuto, ma soprattutto di saper riconoscere le persone. Quando eri ragazzo, appunto, c'era Berlinguer, oggi c'è Matteo Renzi. Che cosa gli è successo a questo partito? Beh, messa così, mai saltato tutti i passaggi intermedi, fa più impressione, soprattutto qua c'è Barbara Valmorin, un'attrice che si ricorda più o meno tutti, anche per motivi semplicemente generazionali, no? Bella domanda. Bella domanda. No, semplicemente non è più lo stesso partito, ma non di poco. Il corpaccione forse per certi versi lo è. Sì, tranquillo. Il corpaccione militante in buona parte può essere lo stesso, nel senso che molti militanti, è gente che viene da quell'esperienza lì, dal PC, però è sempre più difficile trovare rappresentanza e trovare la propria identità all'interno di un partito che è cambiato completamente. Hai accostato due nomi che fa molto impressione,
pensare accostabili, ma provenienti oltre che da tempi e epoche diverse, anche proprio da esperienze politiche completamente diverse. E... Gazebo è una trasmissione sincera, insomma, e adesso insomma, ti si richiede un po' di sincerità. Landini, per esempio, no? Landini c'ha la faccia da buono, inevitabilmente, e probabilmente è anche buono davvero. Adesso però, insomma, raggruppamento, Fassina, Civati, fuoriusciti vari e Landini, come, dove pensi che possa arrivare questa cosa? E soprattutto il movimento non ci crede, alcuni ci credono invece, tu che ne pensi? Da osservatore, da giornalista anche tu. Ma intanto il movimento già sarebbe un bene riuscire a identificare uno, i movimenti sono tanti, il che è un bene. E il limite grosso di questi movimenti che ho documentato, la lotta per la casa e altri che si muovono soprattutto a Roma, è che non hanno poi alla fine una rappresentanza politica barra partitica nel momento in cui devi andare a votare. Mi ricordo come giornata esemplificativa la giornata in cui venne Salvini a Roma a Piazza del Popolo. Lo stesso giorno ci fu la manifestazione Mai con Salvini e lì ci fu una gara, eravamo di più noi, eravamo di più, tra l'altro Mai con Salvini, un grande successo, una manifestazione organizzata soprattutto su internet. Devo dire che non fu un insuccesso neanche la manifestazione di Salvini, faceva abbastanza impressione vedere Piazza del Popolo piena di leghisti e di fascisti, perché c'erano fascisti orgogliosi di esserlo, quindi tutte Casa Pound eccetera eccetera. E nonostante questo io ho pensato, se domani si dovesse andare a votare, tutti quelli che stanno a Piazza del Popolo sanno chi andare a votare, Salvini. Tutti quelli che stanno con me, con Salvini, non hanno la più pallida idea di chi andare a votare, o perlomeno magari ce l'hanno, però ci sarà chi vota per Rifondazione, chi vota per, che ne so, Grillo, chi tanti non votano, qualcuno di questi voterà pure per il PD, però è in ordine sparso e quindi dal punto di vista della rappresentanza politica poi... sempre volendo seguire quello che abbiamo, quindi il Parlamento, se stiamo ragionando per categorie. Ma ti fidi appunto di questo, che poi lui in realtà non l'ha fatto per niente il passo avanti, però di questo passo avanti di Landini, insomma, di questa uscita fuori? Beh, a me, figurati, tutto quello che si muove a sinistra del PD mi interessa e mi incuriosisce anche, non lo dico senza problemi, come elettore, al di là della professione. E, però ecco, è sempre un passo avanti, due indietro, due avanti, uno indietro. Io sono andato sempre a Piazza del Popolo, questa volta con Landini per Unions, c'eri pure te, insomma, poi siamo sempre gli stessi, alla fine che siamo là ci rivediamo, questa non è manco neanche una bella cosa forse. E, però pure lì mi ricordo c'era tutta la gente che si chiedeva, quindi che stiamo facendo, c'è la lista, c'è un partito, lo fa, non lo fa, e quindi questa indecisione costante non fa benissimo. Adesso pure Civati che è uscito, questa cosa che si chiama possibile, si vedono il 4 luglio, che dice che esce, poi dice che non è vero, poi dopo esce il giorno, insomma su tutti i passaggi talmente timidi, talmente annunciati e logoranti che logorano anche chi li aspetta soprattutto, quindi in questo scenario penso che Renzi abbia lunga vita da questo punto di vista. Ti faccio l'ultima, visto che comunque cominciano ad arrivare anche i pre-cena, le birre già sono arrivate, adesso arriva la cena. Hai fatto sotto febbraio, insomma sotto Festival di Sanremo, quel bellissimo montato che all'interno della puntata poi è diventato una parte a sé. In contrasto appunto l'Ariston, sì, l'Ariston e invece quello che stava succedendo a Lampedusa, è l'argomento dell'anno, del momento, insomma. Tu che ne pensi di questa questione? Ma non tanto cosa ne pensi, perché lo sappiamo quello che pensi. Che ne pensi che i gendarmi a Ventimiglia li tengano lì? Che ne pensi che a Milano la notte sono centinaia? Che ne pensi che non li vuole nessuno? Beh, una settimana fa sono stato ad Amburgo, ho parlato con un ragazzo del Niger che è scappato dal Niger anni prima, dalla Libia nel 2011, a causa della guerra fatta allora da più paesi europei, e lui in maniera molto conseguenziale e logica mi diceva: noi non accettiamo di essere immigrati di un paese solo, quindi il trattato di Dublino, lui nel caso ha i documenti in Italia ma sta in Germania alla ricerca di lavoro. Non formalmente la cosa non si potrebbe fare, e tutti i paesi noi siamo immigrati di tutta Europa, di tutti i paesi che dovrebbero accettare le conseguenze di quello che hanno fatto, ora al di là o meno di quanto fosse giusto o opportuno intervenire, non sto affrontando questo tipo di dibattito, però le conseguenze delle azioni che l'Europa compie in determinati periodi poi si ripercuotono anche a distanza di anni, e il fatto che sia percepito come impopolare
accettare, accogliere la povertà, la miseria che si vede è preoccupante proprio culturalmente. Questo vale tanto in Italia quanto in Francia, quanto in Germania, altrove. In Danimarca ha vinto l'estrema destra non più tardi di 10 giorni fa, di 2 settimane fa. C'è stato un attentato anche lì tempo fa e questo ovviamente spaventa. Parliamo oggi, che è in una giornata in cui ci sono stati 4 attentati insieme, c'è di nuovo il tentativo di riprendersi cubane. Tutto questo è difficile da sintetizzare, però spaventa in maniera assolutamente immotivata. Quando tu hai politici di destra, autorevoli per la destra, che in Italia ti dicono l'Islam non esiste, l'Islam moderato, e tu fai molta fatica a... Tutto moderato. Certo, poi è una bestemmia dire una cosa del genere, perché basterebbe prendere in considerazione i numeri, no? per capire che stai dicendo una corbelleria, una scemenza. Però mediaticamente è difficile rimontare, è difficile risalire, è difficile spiegare, raccontare, per cui quello che faccio io, ovviamente partendo da quello che penso io, ma sempre pronto a farmi influenzare da quello che vedo in un senso o nell'altro, è cercare di raccontare quello che vedo, appunto, di non di farmelo raccontare nei limiti dati dai tempi e dalla professione. Però per questo soprattutto quest'anno sono stato molto contento di andare in giro a Lampedusa, a Rosarno, a Carbonia, in Grecia dove arrivavano i siriani, ad Amburgo dove sono arrivati, alla stazione di Milano, alla stazione Tiburtina, a Ponte Mammolo, di seguire questo che è il tema dell'anno, ma è pure la vera rivoluzione in essere, quando migliaia e migliaia di persone si spostano così e non puoi far finta di niente, non puoi starti a trincerare dietro questi si spostano per la guerra, quelli si spostano per la fame, come se fossero due motivazioni, una più nobile dell'altra per accettare un meno. Si muore uguale, il bello, la cosa tragicomica è che poi ad Amburgo, mentre parlavo con questo ragazzo del Niger, mi sono passati davanti dei ragazzi italiani che dicevano noi siamo immigrati, e quello del Niger diceva ecco vedi pure voi siete immigrati, a voi vi chiamano espatriati, a noi immigrati, e quello diceva no, io sono immigrato, io sto qua a cercare lavoro pure io. Ora ovviamente la differenza è che lui non era rifugiato perché in Italia non c'è la guerra, ecco, però la motivazione, la molla principale, ora senza stare a ricordare la storia d'Italia, no, dell'immigrazione italiana all'estero, ma anche semplicemente dal sud al nord del paese, basterebbe quella essere un minimo più comprensivi rispetto al fenomeno, però ti fa capire come non sia tanto, sia un problema globale che riguarda direttamente anche noi. E noi lo vediamo un po' miopi. Ti saluto Diego con questa sera, insomma, Arancia e Martello, poi l'anno prossimo se ti sbilanci, cosa bolle in pentola se non sei Scaramanti? No, ti vado per certezze, l'anno prossimo ci sarà una nuova edizione di Gazebo, che è stato confermato, che andrà in onda la domenica e il giovedì in seconda serata, più alcune incursioni in prima serata quando servirà e quando vorremo durante l'anno. Grazie per questa intervista e per il tuo sguardo prezioso su Rai 3. Grazie a te, grazie mille.